E nella giornata di ieri il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha presenziato una serie di appuntamenti in provincia di Bergamo, impegni importanti per il rilancio e la valorizzazione del territorio robico dal punto di vista produttivo, occupazionale e socio-economico. Sentiamo allora in occasione delle visite a Selvino e a San Pellegrino Terme. Eccolo. Iniziative molto concrete che la Regione sostiene, il recupero di un'area industriale ad Arzano, nel quartiere Pigna, una struttura molto innovativa a Selvino che rappresenta il futuro prima in Italia e tra le prime del mondo, e poi San Pellegrino per il rilancio di queste bellissime strutture. La Regione si è impegnata già e ho garantito che l'impegno continuerà sia mettendo a disposizione le risorse che servono, sia accorciando i tempi della burocrazia, perché è importante fare bene le cose ma anche farle in fretta. L'accoglienza è stata direi eccezionale. Come ha trovato appunto le persone qua a Selvino, si aspettava un'accoglienza così? Beh, mi ha fatto molto piacere, è stata un'accoglienza calorosa. La prendo come il sostegno a questa iniziativa e un impegno ad andare fino in fondo rapidamente. Quello che ho detto, mi piace questo progetto, mi piace l'idea, il rispetto dell'ambiente, un investimento importante che può portare benessere, ricchezza e anche possibilità a tanti di sciare durante tutto l'anno, una cosa unica in Italia. Il mio compito è quello di fare in modo che il progetto possa essere approvato rapidamente, sostenendo tutti i passaggi burocratici, accorciando i tempi e facendo in modo che si parta più in fretta possibile. Tutto il nord Italia è protagonista comunque con lo Ski Dome, perché potrebbe essere un'occasione già per il prossimo Expo. Sì, i tempi sono tirati, non credo che si riuscirà a inaugurarlo entro l'aprile del 2015, però certamente noi vogliamo concludere tutto l'iter nel giro di pochi mesi e poi i lavori cominceranno, e durante l'Expo ci sarà la possibilità di visitare questo sito e di pubblicizzarlo dov'era.